Stato italiano sta commettendo un vero crimine contro l'ambiente, contro il patrimonio ambientale e paesaggistico dell'isola d'Ischia, abbattendo tanti pini. Contro questo autentico scempio di Stato. A dir poco dell'incredibile quello che in questi giorni sta accadendo a Casamicciola Terme, comune dell'isola d'Ischia, devastato il 10 novembre scorso dalla tragica frana staccatasi dal Monte Pomeo e sotto la cui colata di fango, massi e detriti ha trovato la morte la quindicenne Anna De Felice. A poca distanza dal luogo della tragedia, e precisamente nella pineta Bosco della Maddalena, in una zona tra l'altro a rischio idrogeologico, lo Stato, senza voler sentir ragioni, ha deciso di abbattere decine di rigogliosi pini e di distruggere parte di uno degli ultimi polmoni verdi ancora presenti sull'isola d'Ischia per costruire, udite udite, un palazzone in cemento armato di ben 3 piani per ospitare la nuova caserma forestale dello Stato. Sì, avete capito bene, a Casamicciola, dopo la tragica frana, mentre si parla tanto di lotta al dissesto idrogeologico e all'abusivismo edilizio e di salvaguardia dell'ambiente, il Corpo Forestale dello Stato, cioè l'istituzione italiana per antonomasia, deputata alla difesa del nostro inestimabile patrimonio boschivo, si prende il lusso di distruggere parte della pineta di Casamicciola per realizzare il suo nuovo presidio. Da non credere, sono oltre 10 anni. Che si tenta di portare a termine questo intollerabile scempio edilizio di Stato e negli ultimi mesi i tentativi per realizzare in pineta la nuova caserma forestale si sono fatti insistenti e se sino a questo momento lo scempio non era stato ancora realizzato è solo perché durissima è stata l'opposizione che il Partito Comunista Italiano Marxista Leninista guidato dal segretario generale Domenico Savio ha portato avanti assieme a PCML TV. Lo Stato italiano sta commettendo un vero crimine contro l'ambiente, contro il patrimonio ambientale e paesaggistico dell'isola d'Ischia, abbattendo tanti pini. Nelle settimane scorse, dopo un lungo periodo di stasi, senza che vi fosse il permesso a costruire la variante al piano regolatore e nonostante i 2 no ufficiali della Sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli, gli operai della ditta incaricata delimitarono il cantiere e cominciarono ad abbattere i primi rigogliosi e verdeggianti pini. Dopo il nostro intervento, la Guardia di Finanza intervenne immediatamente e sequestrò il cantiere che incredibilmente, nei giorni scorsi, è stato dissequestrato da parte della magistratura perché sembrerebbe che per costruire determinate opere pubbliche non siano necessari né il permesso a costruire né la variante al piano regolatore. Galvanizzati dalla decisione della magistratura, le ruspe di Stato, di quello stesso Stato che pochi giorni fa ha provveduto a fare abbattere a Procida la prima e unica casa di 2 umili anziani, stamattina lunedì 23 novembre 2009 hanno fatto irruzione nella pineta Bosco della Maddalena e hanno ripreso la mattanza dei pini in ottimo stato di salute. Questo è lo scempio di Stato. E pensare che in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino del 14 novembre 2009 e pubblicata a pagina 33 all'interno di un articolo a firma del giornalista Francesco Vastarella, alla domanda del cronista per ricavare lo spazio della caserma sono stati abbattuti dei pini, il provveditore alle opere pubbliche per la regione Campania e il Molise, dottor Donato Carlea, aveva tra l'altro risposto: erano malati, ci sono relazioni tecniche che lo confermano. Noi, con le riprese che fortunatamente abbiamo fatto, dimostriamo che i pini che si stanno abbattendo godono di un ottimo stato di salute. Siamo proprio nell'area dove si vuole realizzare la caserma forestale dello Stato. Vedete, in questo tratto di pineta i pini sono verdeggianti e rigogliosi. Soprattutto non sono malati, così come nella restante parte della pineta antistante quest'area di Marcellina Ellenica.
Al contrario, i pini malati di Marcellina e Lenica, che pur ci sono nella pineta Bosco della Maddalena, si trovano sul lato opposto della pineta, dove dovrà sorgere la caserma forestale, e stanno lì da anni a morire e infestare l'intera area boschiva tra la totale indifferenza dello Stato che dovrebbe curarli. Che vergogna! E siamo proprio di fronte al punto dove si vuole realizzare la caserma della forestale, e in questo tratto qui di pineta sì che i pini sono malati di Marcellina ellenica, come potete vedere, pini che sono malati da anni ma che non vengono curati. Intanto, grazie alla nostra presenza, sul posto sono giunti i vigili urbani, i carabinieri, la finanza e il sindaco di Casamicciola, il quale, nonostante ci abbia portato a conoscenza di un'ordinanza con cui il 15 ottobre il comune imponeva il ripristino dello stato dei luoghi, non ha dato mandato ai vigili urbani di far sospendere i lavori o di sequestrare il cantiere. Così, tra l'indifferenza di tutti, lo Stato con le sue ruspe ha continuato ad abbattere i rigogliosi pini, distruggendo parte della pineta Bosco della Maddalena per far posto a un palazzone di cemento armato di ben 3 piani. Assurdo.